Vieni a ballare in Puglia, 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 tremulo come una foglia, foglia, foglia. Degustazioni enogastronomiche, giochi per bambini, laboratori creativi, workshop, spettacoli e musica fino a tarda sera. Il capoluogo dauno tenta di tirarsi fuori dal torpore culturale in cui è sprofondato da tempo e dopo lo Studei, all'insegna della creatività giovanile, promosso dalla consulta provinciale degli studenti e la festa dei popoli degli amici della stazione, sperimenta il primo picnic urbano ieri in piazza Cesare Battisti, nel cuore del centro cittadino. Un'insolita cornice dunque per una consuetudine dei weekend trascorsi nei boschi e sulle spiagge. Patrocinato dalla Regione Puglia e coorganizzato dal Servizio Cultura del Comune e dal Laboratorio Creativo di Food Design Carte e Latte, che cura eventi dedicati al cibo, il picnic collettivo ha rappresentato l'occasione ideale per riscoprire il rito della tovaglia a quadri, del cestino in bimini e dei giochi all'aria aperta. Semplicissimo l'obiettivo dell'iniziativa, portare la gente in strada in un'atmosfera di serena convivialità collettiva. Laboratori dedicati al riuso e al riciclo dei materiali, merenda con alimenti di produzione locale, spettacoli d'animazione per i bambini, i veri protagonisti dell'iniziativa che ha inteso anche informare il consumatore responsabile su tematiche di più alto spessore, dallo sviluppo sostenibile alla riqualificazione territoriale, al riconoscimento e al rispetto della qualità dei prodotti, campagna in cui da tempo è impegnata la Coldiretti, ieri presente con un suo stand. Un'esperienza insolita, allegra, all'aria aperta, dedicata alle famiglie, che ci si ripromette di ripetere.